Autocostruzione di Filetto, una vicenda che sembra essere gestita sempre peggio dal comune di Ravenna. Nei giorni scorsi, infatti, sulla stampa è stato possibile leggere la proposta avanzata da Palazzo Merlato alla cooperativa Mani Unite, una sorta di ultimatum. Con 780.000 euro il comune si riprende tutto, sale il debito con Banca Etica e poi completa i lavori con un altro milione di euro. Gli autocostruttori o accettano l'affitto a 300-400.000 euro per 5 anni per poi comprare il lotto a 135.000 euro, oppure si farà valere la decadenza per inadempienza e gli autocostruttori rimarranno con un pugno di mosche. Una proposta che gli autocostruttori hanno appreso solamente dai giornali, senza che nessuno si preoccupasse di informarli. Ce lo aspettavamo, insomma, perché dopo il sollecito della banca che ha mandato la diffida al comune di Ravenna, noi ce lo aspettavamo, insomma, però che venisse pubblicato prima sui giornali e poi dopo che mi arrivasse a casa dopo 3-4 giorni, mi sembra, una roba del genere, la raccomandata del comune che sollecitava, faceva sta cosa, insomma. E partiamo dal valore che dà il comune alle costruzioni. Per ora le valuta 780.000 euro. Su questo valore vi ritrovate? No, il valore, almeno l'ultima volta quando ci siamo incontrati, parlava di 680, quindi l'ultima volta che ci siamo incontrati, che noi non abbiamo accettato che c'era anche la banca, era di 452, canone concordato, con la possibilità del riscatto, Sì. e infatti io ho letto sui giornali che è di 300, 400, mi sembra che abbia detto, non Sì. so che... Perché la segretaria di Camegliani ci ha dato l'appuntamento che dovremmo andare in comune, anche perché ci andiamo in comune, perché non dicano che noi non ci andiamo più, insomma. Andiamo in comune a sentire quello che ci dicono. Ma dopo questa lettera qui che è arrivata, non credo che cosa ci debba dire, non lo so, insomma. Ma per capirci, nella lettera ci sono le due opzioni che Camegliani ha illustrato, diciamo, alla stampa. No, io sono rimasto all'ultima proposta che ci hanno fatto, che non abbiamo accettato per il semplice fatto che loro facevano. Allora, ricapitoliamo. Praticamente la proposta è stata questa. Allora, vi diamo i 680 che così liquidiamo la banca. 680-700 mila euro erano. Liquidiamo la banca, prendiamo noi in carico tutto, vi finiamo la prima stecca da 6 in un anno, mi sembra che avesse parlato. Dopodiché la stecca da 8 che è di fronte la finiamo quando non si sa, non sono andati i tempi, però al più presto, lui ha detto, quindi... Noi ci trovavamo dopo un anno che avevamo finito la casa, un cantiere di fronte, insomma, più un 452 di canone concordato con la possibilità del riscatto, però il riscatto non doveva essere inferiore a quello che loro avevano speso per finire le case, quindi non meno di 130-135 mila euro. In tutto questo c'è sempre il problema di restituire i soldi a Banca Etica. Adesso vediamo un po', io sono rimasto all'ultima proposta e basta, finito lì, perché del resto non so mica nient'altro, oltre alla lettera che ci ha mandato degli avvocati del comune di Ravenna, Ma insomma. le posso chiedere il contenuto della lettera? Ah, niente, praticamente parlava di esproprio, alla fin fine di esproprio del terreno, per il semplice fatto che noi siamo inadempienti al progetto. Sembra una cosa da ridere, proprio inadempienti al progetto, non credo, perché noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Loro che dovevano controllare non hanno controllato, anzi, ci hanno fatto lavorare con 3 mesi senza il permesso di costruzione aggiornato. Mi sembra che non è che ci abbiano guardato più di tanto, insomma, a controllare le cose, insomma. C'è anche poi da considerare il fatto che ci sono persone, che ormai non fanno più parte del progetto. Sì, persone che non fanno più parte del progetto, prima di tutto perché
hanno pensato di comprarsi casa, certi non sono più reperibili, gli extracomunitari non sono più reperibili, non so dove siano andati a finire, quindi. Quindi il rischio è che rimanga tutto sul gozzo di chi è rimasto, Sì, oppure... infatti. Ah, ok, quindi col comune non si era neanche parlato di spalmare, per esempio, questi costi, queste spese. Rimarrebbe tutto su Mani Unite e su chi è rimasto dentro. Ah, su Mani Unite, quello che è rimasto dentro, che siamo rimasti in tre poi alla fin fine, quindi. Oltre al danno anche la beffa, perché a Piangipane e Savarna il progetto è stato portato a termine senza arrivare a questa sorta di ultimatum. A Piangipane per chiuderlo all'incirca 500.000 fondo perduto dalla regione, a Savarna 200.000 fondo perduto dalla regione, più l'indebitamento perché a Savarna le hanno pagate molto di più di quelle che dovevano pagare perché hanno firmato delle fideiussioni. Noi non abbiamo firmato nessuna fideiussione, la fortuna è stata quella. A Piangipane quanto che era andato via l'audio? Mi sembra sui 500.000. E a voi una proposta del genere invece non è mai stata fatta? A noi ci avevano fatto, praticamente anche noi, ci davano 280.000 euro a fondo perduto per vedere se riuscivano a chiudere le cose, però noi eravamo troppo indietro su questo, insomma, non ci bastavano. E debitarci ulteriormente, nel senso firmare fideiussioni con la banca per poi pagarla 130, 130.000 euro la casa, beh, mi è da dire cosa vado a fare. Io ho aderito ad un progetto che quella lì era la cifra, io mi aspettavo che fosse quella la cifra se tutto andava bene. Federico Lega per Ravenna Web TV.